Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Salve a tutti e benvenuti a Resoconto Finanziario Quotidiano del venerdì. Il rilancio delle azioni di tecnologia, accanto all'ottimismo sulla ripresa globale, ha spinto per la prima volta l'S&P 500 a superare 4.000 punti, raggiungendo addirittura lo 0,7%. Secondo gli ultimi archivi della SEC, il più grande asset manager del mondo, BlackRock, sta testando le acque per l'esposizione al Bitcoin attraverso investimenti in futures Bitcoin. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha impedito una proposta di azione collettiva accusando Facebook Inc. di violare una legge federale anti-robocall, risparmiando l'azienda di social media da una lotta potenzialmente costosa su messaggi di testo indesiderati. La coppia sterlina-dollaro è scesa dello 0,8% nelle ultime due sessioni. Lo stocastico si è spostato nella zona overbought. Bitcoin ha perso l'1,5% nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI è crollato nell'area oversold. This is the sound test for review. La coppia dollaro-yen ha perso lo 0,1% nell'ultima sessione. L'oscillatore Ultimate si è spostato nell'area positiva. I non-farm payroll statunitensi saranno rilasciati alle 12.30, gli average hourly earnings degli Stati Uniti alle 12.30, il tasso di partecipazione della forza lavoro degli Stati Uniti alle 12.30. Il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.30, il CFTC, JPY, NC Net Positions del Giappone alle 19.30, il CFTC, JPB, NC Net Positions del Regno Unito alle 19.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.